Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui nuovamente con Tommy che ci porta la sua deck profile di Plunder Patrol. Allora, Plunder Patrol, mazzo divertentissimo, mazzo molto carino che ha uno stile di gioco unico e delle artwork che a me personalmente piacciono tanto. Un buon mazzo rogue che va secondo principalmente in mia opinione e che ha in serbo ancora molte sorprese. Infatti ieri l'ho portato a un torneo e non è andata malaccio. E niente, mazzo che va buildato sapendo che mazzi andremo a trovare, perché andando secondo abbiamo bisogno di rompere la board e andare soprattutto a setupare la nostra, insomma, ecco. Allora, main deck 42 carte, 3 Whitebeard, che è la carta principale del mazzo, e 2 Redbeard. Allora, Whitebeard, quando viene mandato da mano o terreno al cimitero, locca in Plunder e evoca un Plunder dal mazzo. Mentre Redbeard, se viene sendato nello stesso modo di Whitebeard, ovvero da mano o dal terreno, si equipa un Plunder che controlliamo. Entrambi hanno un effetto che cita Quick Effect. Durante il turno del loppo possiamo evocare un mostro Plunder Patrol dall'extra deck con un attributo uguale a qualcosa che l'avversario ha sul terreno o nel cimitero. E quindi noi possiamo cittare praticamente i nostri mostri dell'extra solamente se l'avversario ha gli attributi giusti, che in questo caso sono solamente luce, oscurità o fuoco. Però si giocano delle carte anche per dare gli attributi giusti all'avversario. 3 Goldener, praticamente questa è la normal summon più forte del mazzo, perché da sola può fare il link 2 ed è fortissima perché ci puoi ripartire, perché dal cimitero può essere rebornata e scomba con la terreno perché la può sendare, la terreno poi si può risettare, e quindi 3 perché la vuoi pescare e scartarla è forte. Poi gioco 3 Ravenwing e 3 Bluebeard. Questi sono gli extender. Lui entra special semplicemente se controlliamo Plunder. Lui ha bisogno di più setup, ma è molto più forte perché lui entra special dalla mano e prendiamo un Plunder dal cimitero e lo aggiungiamo alla mano. E poi hanno effetti secondari se vengono sendati al cimitero dalla mano o dal terreno. Lui entra special un Plunder dalle spell trap e lui fa scartare una carta e pescare una carta. Questi erano i mostri Plunder. Andiamo alla terreno, che sono 3 shipyard con una terraforming. Sta carta è sbloccata. Una volta per turno possiamo scartare una carta e esercitare un Plunder, e se è nel cimitero possiamo rimbalzare una spell trap Plunder e risettarla. Terzo effetto, i mostri Plunder guadagnano 500 attacco per ogni carta Plunder nelle spell trap. Vi dico solo che ieri un link 2 che di base è 1600 mi è arrivato a 4100. Poi gioco una e una di queste due. Questa qui è una spell fusione, però non la uso quasi mai come fusione, la uso solo per sendarla, cioè per scartarla per gli effetti, e ha un effetto secondario che si banna dal cimitero e qui o l'equip o un mostro Plunder dal main deck a un qualsiasi mostro Plunder sul terreno. E lui invece rende intargettabile il mostro cui è equipata. Si può attivare e evoca dall'extra deck un mostro Plunder Patrol con gli attributi che abbiamo anche noi nel cimitero, quindi questa è l'unica cosa che ci salva se magari l'avversario non ha gli attributi giusti. Ultime due carte Plunder, gioco 2 Booty. Questa è una carta che ne fa vincere praticamente tutti i game che vanno in grind, perché ogni turno noi possiamo targettare un mostro dell'avversario e dichiarare un attributo e trasformarlo di quell'attributo. Se questa cosa succede, anche se non succede, quindi anche se tipo perde il target, in risoluzione prendiamo un Plunder dal cimitero e lo possiamo o evocare o mischiare nel mazzo. Unica pecca di questa carta: se all'end non controlliamo carte Plunder dobbiamo sendare al cimitero, ma è forte perché nessuno lo sa, e quindi molto spesso, anche se tipo ci fanno una giocata per tradarci la board e magari vogliono toglierci anche questa, sprecheranno risorse per cavarla quando in realtà se ne andrebbe lo stesso. Ultime carte di, diciamo, engine. Gioco 3 Desire, giochiamo tutta 3, non ci interessa bannare, e questo mazzo ha bisogno di carte in mano e da scartare per gli effetti, quindi la carta in più è mandatoria. E questi sono flex spot, ovvero sono le carte che andremo a mettere per andare secondo, e sono tantissime in realtà, e quindi possiamo adattarle ai mazzi che pensiamo di trovare. Ad esempio, se vogliamo menare i twin o le evenly, se i nostri local sono pieni di mazzi 7 o 5 possiamo farlo. Quindi diciamo, io adesso la gioco così, ma sono settato in base ai mazzi che pensavo di beccare ieri. Quindi gioco un Pancra, che per andare secondo è sempre forte. Niente, questa qui è forte perché è una carta per due carte. Attacca un mostro, se si becca qualcosa possiamo chainare e cavare un'altra carta. Andando secondo, e se ho questa carta sto sempre veramente tranquillo. Boh, 90% delle volte riesco a ribaltare la board. 3 Nip, forte contro tutto, contro Virtual, contro Sala, contro Prankits, contro Tribria, le sue applicazioni, o al limite possiamo scartarla di Shipyard se non ci serve.
3 gamma e un driver. Gioca 42 per non pescare sempre il driver. E questa, andando secondo, è una delle entrap più forti. Cava, nega effetto, cava pezzo. E se la tiriamo durante il nostro turno, possiamo sincrare nel sincro plunder, perché è sincro livello 8 e si fa con un tuner e un mostro generico. Questa carta l'ho provata ed si è rivelata la carta più forte nel mazzo. Questa carta è assurda perché nella fase in cui andiamo a rompere la board, noi facciamo normal e molto spesso quando avremo due mostri l'avversario andrà a fare uno spacchino. Quindi noi, ad esempio, se facciamo Whitebeard e Special Bluebeard, loro faranno lo spacchino su qualcosa e noi possiamo incatenare questa. Gli prendiamo un mostro e triggeriamo l'effetto di quello che abbiamo sendato. E il link 2 si può fare anche con un mostro generico, basta che uno dei due materiali sia plunder, e quindi possiamo continuare le nostre giocate e gli abbiamo preso un mostro e abbiamo evitato uno spacchino. E controlla mente è semplicemente la quarta copia che non richiede un tributo. Le ultime carte sono un Radiant e due Dark Ruler. Volevo tre carte che andassero a cavare mostri non troppo simpatici. Però giocare 3 Dark Ruler mi sembrava troppo, perché contro mazzi tipo Sala non fa niente, e magari un Radian, quale attributo ci sta anche comodo, era più versatile. Quindi 2-1 mi è piaciuto, e il terzo Dark Ruler comunque è di side. E le ultime due carte sono due Cosmic, sono molto utili contro tutto, forzano Revolt, cavano la trappola dei Virtual, contro Alter sono forti, contro Sala sono forti, sono versatili, e se non ci servono possiamo settarle, e se l'avversario attiva tipo una tanky per andarsi a prendere qualcosa, possiamo cavarla. E questo era il main deck, come ho detto 42 carte. Andiamo all'extra. Allora, l'extra gioco 3 Blackbeard, questa è la carta principale, ovvero l'effetto dice che quick effect durante il turno di entrambi i giocatori possiamo targettare un nostro mostro, evocare un plunder con un attributo che l'avversario ha nel terreno o nel cimitero e peschiamo uno. Questa cosa possiamo farla in entrambi i turni, quindi se noi riusciamo a cominciare a scombare di questa, cominciamo a pescare infinite carte. In più c'è un mostro plunder che adesso vi farò vedere nell'extra, che riesce da sola, comincia a fare un loop infinito con questa, veramente vai sopra di vantaggio carte, comincia a mettere navi che negano carte all'oppo e non riesce più a stare dietro. E tre perché fai sempre il terzo e Booty vuole sempre evocare e non riciclare, quindi 3 è mandatorio. È un Almiraj perché biondi capelli, così biondi capelli. Goldener è una carta Blackbeard perché la normaliamo, facciamo Almiraj, poi scartiamo una carta, la riborniamo e facciamo Blackbeard. Le navi sono 3 Lys. Questa è quella che vi dicevo che loopa Blackbeard, perché se l'avversario ha un luce possiamo fare lei con Blackbeard, e poi lei in entrambe le main può fare special un plunder dalle spell trap, e lei se l'avversario attiva un effetto di un mostro possiamo scartare una carta plunder, negare l'attivazione dell'effetto, spaccarlo, e se è equipata searcha una carta plunder. Quindi è fortissimo quando noi andiamo a fare lei e poi riprendiamo Blackbeard e ricominciamo a riutilizzarlo sempre, perché poi evochiamo un'altra nave, poi lei lo può rievocare e peschiamo infinite carte e l'avversario sclera. Quindi quella era la nave luce, questa è la nave dark. Questo è l'incubo degli shadow player, perché possiamo scartare una carta plunder, targettare un mostro con effetto dell'oppo e bannarlo e searchare una spell trap plunder. Se è equipata, questo effetto è rapido ed è equipata per il 90% delle volte se la evochiamo con Blackbeard o con Whitebeard o Redbeard. E in più, se la evochiamo propriamente, quindi con i materiali, ha un effetto pazzesco, ovvero che protegge tutta la board plunder, cioè tutti i mostri plunder vengono protetti da distruzione semplicemente staccando un materiale. Non è attivato, è continuo, è simile a Bailings, e quindi se la evochiamo propriamente è veramente un muro da cui andare sopra. E tipo, se fai questa contro Prankitz, due Butler non servono a tirarti giù l'intera board. E altri Xyz, vabbè, Bahamut e Toad. Semplicemente se abbiamo una buona mano possiamo andare a fare Bahamut, staccare, portare Toad e poi utilizzare Bahamut per link 2 e andare a scombare. Abbiamo una negazione di Toad e se va al grave possiamo riciclare. Due Bran, questa è la nave fuoco. Carta plunder, targetta spell trap, banna e sercia mostro plunder se equipata rapida e pompa tutti i demoni di 500 attacco. E l'ultima carta è un Dragite. Si fa con due mostri, se non siamo locati in plunder ovviamente. Se abbiamo un mostro acqua al cimitero, nega spell o trap, se attiviamo l'effetto e riveliamo Nibiru possiamo anche rimbalzare una carta. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque.
Quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.